ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. L'idea nasce nel 1997, ma verrà di fatto realizzata solo a primavera 2023. A Pescara sono arrivati i primi 4 filobus TUA da 18 metri che possono trasportare fino a 134 passeggeri passando sulla strada parco, dove sono in corso i lavori. La presentazione oggi nella sede della TUA a Pescara, dove sono state illustrate le caratteristiche dei mezzi. Attualmente ne sono 4, a regime saranno 6. Il primo tratto previsto è Bada Montesilvano alla stazione ferroviaria, successivamente con altri 2 mezzi raggiungeremo anche il tribunale, dove c'è la fermata e la stazione di ricarica per le batterie del pullman, del filobus che dovrebbe poi tornare indietro, fare la tratta di ribattuta verso la stazione. I lavori sono in corso ancora? Entro quando termineranno? Ma noi crediamo che entro primavera prossima dovrebbero essere pronta la tratta per far percorrere i filobus questa nuova tratta all'interno della città. Sono dei filobus che hanno una portata di circa 140 persone, sono dei mezzi veramente innovativi, molto confortevoli, che hanno la possibilità di trasportare persone diversamente abili, le biciclette per i ciclisti, hanno dei video e degli schermi interni per poter dare comunicazioni correnti, ma soprattutto riducono notevolmente la velocità di transito sulla tratta da Montesilvano alla stazione ferroviaria. Considerate anche che sono mezzi che sono sempre più utilizzati nelle città metropolitane, perché l'obiettivo finale, la cosa più importante, è cercare di spostare circa 450.000 chilometri dagli attuali mezzi verso questi nuovi mezzi elettrici, quindi significa rispetto per l'ambiente, risparmio energetico e innovazione e modernità. Inizialmente il filobus passerà da Montesilvano fino alla stazione. Il primo lotto lo distinguiamo in fase A e fase B. Primo lotto fase A, quindi se tutto va bene primavera, la filovia partirà da Montesilvano e arriverà a Pescara stazione centrale con una frequenza di 10 minuti ed un tempo di percorrenza di 25 minuti. Non appena verrà ulteriormente implementato il parco mezzi, il nuovo capolinea sarà il tribunale e quindi ci sarà stazione, tribunale come corsa aggiuntiva. Quindi seguiranno poi altri lavori per permettere che il percorso arrivi fino al tribunale? Fino al tribunale, chiariamolo, si andrà in marcia autonoma, poiché la vera novità di questa seconda realizzazione del progetto è che si tratta di mezzi EMSI, in motion charging. Quindi si tratta di mezzi che, ricaricandosi durante il percorso, possono andare anche in marcia autonoma.